Signori, buongiorno. Se mi concedete un momento di attenzione, vorrei illustrarvi il lavoro svolto in questi primi giorni dal Consiglio di amministrazione neoeletto. Il Consiglio di amministrazione sta lavorando con perfetta armonia, con impegno e con professionalità di spicco. Noi abbiamo trovato in cassa circa 200.000 euro e debiti per 1.500.000 euro. Anche crediti nei confronti dei partecipanti morosi per oltre 3 milioni di euro. Purtroppo, ci troviamo di fronte a una grave emergenza, quella dell'acqua. Noi abbiamo circa 1 milione di debiti nei confronti di Abbanoa, il cui presidente ci ha dettato le condizioni per poter provvedere al riallaccio della fornitura dell'acqua. Come voi saprete, noi per il momento stiamo rifornendo i rubinetti di Costa Paradiso attraverso i pozzi di nostra proprietà. L'autonomia di questi pozzi è stimabile per un periodo ancora di una quindicina di giorni, non di più. Dopodiché, se noi non riusciremo a pagare quanto Abbanoa ci chiede, Costa Paradiso sarà nelle condizioni di non assicurare il soggiorno a tutti noi che abbiamo la casa. Superato questo primo grande scoglio della fornitura dell'acqua, io credo che il lavoro che andiamo a svolgere, che andremo a svolgere, sarà tutto in discesa. Abbiamo fatto un consiglio di amministrazione nei giorni scorsi e si è impostato il lavoro futuro che immaginiamo possa dare dei buoni risultati. Abbiamo iniziato la pubblicazione della prima nota di cassa giornaliera. Ogni partecipante potrà visionare le entrate e le uscite giornaliere, con tutti i dettagli. Nome e cognome di chi ha pagato, per cosa ha pagato, come ha pagato. Il nostro obiettivo è anche pubblicare tutte le transazioni finanziarie in tempo reale. Pubblicheremo la lista dei partecipanti morosi, completa di tutti i dettagli, specifiche degli importi dovuti, totale complessivo degli importi dovuti, data del loro ultimo pagamento, eventuali procedure giudiziarie in corso. Abbiamo chiesto una profondizzazione di controllo sulla regolarità delle transazioni finanziarie accordate a partecipanti morosi negli anni passati dei precedenti CDA in carica. Saranno riaperte tutte quelle transazioni irregolari, seppure approvate dai precedenti CDR, anche con bilanci approvati dall'Assemblea. Tutte queste notizie verranno pubblicate nell'area riservata ai partecipanti. In questi ultimi giorni sono stati abilitati all'accesso all'area riservata dei proprietari 111 partecipanti. Vi chiedo pazienza perché il lavoro è tanto e se ci saranno ritardi, ecco, sarà soltanto per l'eccessiva mole di lavoro da svolgere. Abbiamo anche deciso di convocare la prossima assemblea per il 9 agosto prossimo 21. Non tanto per adempiere alcune formalità come la nomina del nuovo CDR, ma soprattutto per una condivisione e confronto con tutti voi e avviare insieme un'attività sempre più incisiva. È mio intendimento mantenere vivo il contatto con i partecipanti, per informarvi
delle novità di rilievo e anche per avere da voi indicazioni sulle attività da svolgere e sui problemi da risolvere. In attesa di un prossimo incontro, rivolgo a tutti voi il mio saluto più cordiale. Stack banana till the morning come. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight.